Ringrazio Presidente, anche per portare all'attenzione degli uffici della Presidenza e degli altri senatori un episodio che non esito a definire inquietante, accaduto lunedì pomeriggio nel comune di Saronno. Con il sindaco sono andato a visitare gli stabili dell'ex Isotta Fraschini, occupati da tempo dal centro sociale Telos, appunto di Saronno. Una situazione di illegalità divenuta insopportabile da tempo, che si accompagna sempre puntualmente con atti che rasentano o sconfinano nella violenza in occasione di manifestazioni pubbliche. Il risultato, Presidente, è stato quello di ricevere minacce di morte da parte del sindaco di Saronno Fagioli e dello sottoscritto che era presente. Una circostanza grave, della quale ne ho reso conoscenza il prefetto. È una circostanza che deve ricordare sempre che rispetto all'illegalità non ci può essere tolleranza, soprattutto quando questa si lega a soggetti violenti. Le persone che stanno lì dentro sono persone legate ad un antagonismo pericoloso, a fronte del quale ritengo necessario che ci sia una presa di coscienza piena da parte delle autorità affinché questi personaggi siano ricondotti a dei termini di legge, di rispetto e soprattutto di convivenza. Non ci può essere alcuna tolleranza nei confronti di chi si spinge fino a questo livello di minaccia.